Guardalo, guardalo che si mette tutto fiero, tutto bello trash. Signori miei, ben ritrovati. Siamo sempre qui nell'abitazione dei tossici. Non ho avuto tempo di giocare, non ho fatto secondarie. Direi di proseguire con la nostra trama. Cosa vuoi, nano? I want to learn about a lot of places like Grandpa Ciao. did. Dobbiamo parlare a lei, About that giusto? lake. Pretty sure he was talking about the Vesper Pool. I asked Monica to look into it, and she told me the road leading there is under Ah, Imperial ok, dovevamo lockdown. recuperare i You pezzi don't per want to sto be prepared for battello. anything. So, Proseguendo how's non that come potrete along? più tornare indietro per un po'. Questo un po', ma cosa vuol dire un po', cazzo? Boh. Allora andiamo avanti lo stesso un po', dai. Yeah, just give us a second. Okay. I'll be inside then. Non mi sembra un'ottima idea, Iris, perché... Niente, iniziamo sempre gli episodi con la fine del capitolo praticamente, o comunque della So, missione. yeah, gonna have to ask you to handle this boat business without me. Perché? Say what? Got some business of my own to deal with. Avrà voglia di stare un po' da solo il pensiero di Noctis, che almeno ci fa capire che pensa. Ho un paio di cose da sbrigare. Lo saluto cordialmente. Hai bisogno del tuo spazio, Gladio, se ce lo chiedi. Già ci dai il culo, praticamente. Do your thing. Not like we could stop you anyway. You know me too well. Well, see you around, guys. 600 esp. Amacca delle. L'ora del coraggio, trofeo guadagnato. Un modo di gesticolare incredibile. Gladio lascia la squadra. Minchia, ma proprio in questo senso? Va bene, vediamo cosa ci propone questo Fur Frenzy. Dopo delle azioni stealth discutibili, delle missioni principali a basso rischio per il nostro livello sicuramente, ma ad altissimo contenuto di orripilanza. Questa Dignis me la becco. Questa è carina. Ne abbiamo già una simile, ma dai, tengo anche questa. Questa fa cagare, sì, comunque le ripete tantissimo. Questo che cazzo? Ah, quel mostro schifoso. No, no, no. Bella questa, carina. Basta, Ciocovo, figa mamma. No, questo qua. Cioè, guarda, guarda Noctis che faccia, sembra che appena ha sparato. Ma Vignis, non si vede niente. Appena sparato della droga sintetica, il bambino non lo voglio neanche vedere. Trofeo guadagnato scatto etereo. Perché? Non lo so. Andiamo avanti. Ah, perché forse. No, non è livello massimo pronto. Vabbè. Capitolo 7. Quartetto incompleto. Lo yacht è in pessime condizioni. Per ripararlo è necessario un materiale estremamente raro, il mithril. Le informazioni su questo minerale sono poche e frammentarie, ma alcuni indizi spingono Noctis e i suoi amici ad inoltrarsi tra le antiche rovine sotto giurisdizione imperiale. Va bene, ma io Mithril comunque chiederà qualcosa di specifico perché ne ho già parecchio, a dire la verità. Vabbè, vabbè. Intanto ragazzi, devo ringraziare il mio amico Maverick, amico di vecchia data che avevo conosciuto su Xbox 360, quindi ormai andiamo indietro un bel po', perché mi ha fatto avere un codice per scaricare A King's Tale Final Fantasy XV. Io pensavo fosse una sorta di DLC o comunque qualcosa di interno al nostro Final Fantasy che stiamo giocando, mentre invece è qualcosa di totalmente esterno. Lo vedremo magari prossimamente. Tanto grazie ancora a Mav. Qua c'è Luna Fregna. Ha ricevuto il nostro messaggino. Si attaccano proprio gli sticker. Come sulla smemoranda ai tempi delle medie, fine. Ginocchioni per terra. Qua c'è un bel vestito, devo dire la verità, lo stile mi piace molto di Luna. Sia l'acconciatura che il vestito. Molto elegante, molto. Si presenta sempre bene. Alcuni giorni dopo parte seconda dovevano mettere qui perché. The waterfall cave was right around here. Vignes, tu Echo of sei the andato in Lich should be pensione, sei un somewhere guida più. north of here.
Be wary, though. Where we go, the Empire seems to follow. Viaggio in treno. Andate nella selva di Steelif. Perché ci aprirebbero qui? Non si sa. Wait. What happened to under Imperial lockdown? Forse ce lo spiego. They all but turned the key and left the gates open for us, okay. As if awaiting our arrival. And if anyone's waiting for us, I bet it's that guy, Chancellor Izunia. Can't complain as long as he lets us in. Who's to say he'll let us out? Prima era in automatico. Not to mention we're a man down. Would that the marshal were with us? Jack? Oh yeah. Whatever happened to that guy? As I understand it, he's put his tomb raiding on hold to help the hunters take care of some troublesome beasts. Or Esther, the immortal. Va bene. Quell'immortale lì comunque non... non lo vedo... non lo vedo sincero fino in fondo. La nostra regalia comunque è sempre abbastanza elegante. Dovevamo andare anche da Cindy a farla mettere a posto. Ma dobbiamo fare mille cose. Adesso vediamo com'è sta storia. Io insomma, a parte che ne ho parlato con voi nei commenti, però anche dando un occhio ai trofei mi sono fatto l'idea più o meno dei capitoli. Dovremmo essere sì e no a metà, ecco, capitoli principali, almeno credo, non è che vabbè. I felt a drop. Precipitation. Va bene, combattiamo in tre, ma insomma dovremmo cavarsela bene ugualmente. Dammi questa. Questi vanno giù. Smetti di spararmi a rasi mentre va a terra. Beh, esplosioni quadrettose. E questo qua continua a sparare. Ho anche scaricato un aggiornamento Final Fantasy 15.03 1.03 se non sbaglio. Vabbè. Non so cosa abbia implementato. Ok, navigatore. Se noi ad esempio, e lì c'è un punto interrogativo, quindi I could get used to having all this room back here. I'll let the big guy know you said so. Proviamo a far così. What do you say we take a souvenir no, shot? Che due marroni. No, beh, io sto. No, basta. Beh, ragazzi, ci vediamo dopo. Ok, foto fatta. Ripartiamo. Pronto e contento. Signori miei, io ci tengo a precisarlo. Magari chi mi segue da un po' più tempo ormai l'avrà capito. Comunque lo saprà. Per chi sta seguendo solo questa serie, se non l'avevo ancora fatto intendere, ci tengo a precisarlo adesso. Io sono una persona che tende a essere piuttosto, vuole essere piuttosto obiettiva sui videogiochi che porta, e finora vi ho sempre detto che Final Fantasy XV, nonostante alcune cose che lo rendono davvero diverso rispetto alla serie, ma allo stesso tempo unico nel suo genere, che appunto possono essere cose anche personali, possono piacere o non piacere, nel complesso a me sta piacendo e sta intrattenendo non poco, e soprattutto appunto per i compiti secondari, perché io solitamente sono uno che si stanca alla svelta delle missioni secondarie, magari se non hanno un po' di contenuto, ecco. In questo caso fare le taglie, cercare di potenziarsi, andare a cercare le armi, piatti, le foto, pescare, sono cose che comunque faccio volentieri, perché è un mondo che mi piace ed è un ed è appagante, devo dire la verità. Per quanto riguarda le missioni principali, sbattermene, che cazzo è quel gallo? Ma quello è un gallo Vallespluga. Quello è un gallo Vallespluga, ragazzi. Sbattermene un numero piuttosto consistente nei denti, così non dico insensate, perché comunque ci potrebbe anche, porca puttana,
Questi sono fortissimi. Potrebbe anche starci, perché a dire la verità, nel momento del bisogno, Gladio adesso ci ha mollato come i cani. Avrà i suoi motivi. E va bene. Puoi prendere. Notti. Cazzo. Avrà le sue cose, avrà i suoi cazzi, va bene. Sta demolendo quel tipo qua. Sta veramente demolendo e mi sta avvelenando. Fortuna che siamo a livello 42. Dove cazzo è l'antidoto? Qua. Insomma, per farla breve, no. Queste missioni stanno un po' sul culo, ragazzi. Mi fai, ecco, fai questa che picchia da panico. Mi stanno un po' sul culo, perché veramente abbiamo visto roba buttata lì. No, non ti invoco. Ho sbagliato la parata. Bene. Non mi sta dicendo nulla. Non mi sta dando le cose che io da sempre attendo in un capitolo principale della saga fantasy per eccellenza, nel senso che comunque qualcosa di... Continua ad avvelenarmi sto gallo del cazzo, guarda. Bravo, mettici un altro po'. Pronto, fai così. Non voglio invocarti, coso. Perché se ti invoco adesso, magari mi vieni a mancare quando ne ho bisogno veramente. Non sono basilischi questi qua. Ah, vedi, quando sei in difficoltà lui arriva, se no adesso ho aspettato un po' e comunque ho fatto fuori i minion di sto stronzo. Guarda che galletto di merda. E la salmon è andata. Time flies when you're having fun. Insomma, che cazzo fa? Boh. Prendere ste basi con uno stealth approssimativo, non godersi i nemici, cioè insomma io sono abituato che da sempre, il primo Final Fantasy che feci, c'è una macchina, c'è proprio l'uomo misterioso, il primo Final Fantasy che feci era il 7 e la prima cosa che mi colpì è quando incontrai Sephiroth, perché Sephiroth aveva la personalità incredibile, era il villain per eccellenza nel gioco fantasy. Stessa cosa Final Fantasy VIII, a parte Squall, goderlo esteticamente, goderlo comunque nella sua evoluzione. Tu inizi il gioco con questo, con questa rivalità con Seifer e soprattutto con la ricerca della strega, è incredibile. Perché me lo dai come nemico? Dove sarebbero i nemici? No, ma ce l'abbiamo alle spalle, va bene, no. Qua veramente non sto sentendo un cazzo io fino ad ora. Che magari non siamo neanche a metà di gioco, però quel cavolo che sia, io fino ad ora non ho proprio avuto modo di godermi nulla per quanto riguarda personalità dei personaggi, trama, zero, veramente. Un bel momento è stato nello scorso episodio quando Noctis ha sognato, ecco, quello è stato un bel momento Final Fantasy, uno dei pochi, quindi vedete un po' voi. Detto questo, proseguiamo. Ci tenevo a dirvelo, perché told you he'd be waiting with my imperial friends, no less. Splendid. Figa. I'll put caffè. In a good word. Well, come along then. Ok, quindi adesso però ti dice parti, combatti. And surely you'd rather avoid unnecessary scuffles, seeing as you're now a trio. Oh dear. Touchy subject. One we won't discuss with you. Then let's discuss why you're here. It can't be archaeology. Mithril, perhaps? This guy's reading our thoughts. Mithril. It's a precious resource, you see. We can't just let anyone get their hands on it. But you'll help us get ours on it, right? I never said that. Of course you didn't. Where is the fun in that? I thought you'd rather dig it up yourselves. Ma sì, ma
che cosa, di che cosa stiamo parlando? Cioè, ci aiuti, ci vuoi male? Spiegati. Guarda, c'è anche la nostra amica. Che tra l'altro ci vuole toccare tutti. Illuminate! You're such a nerd. Sei proprio un nerd. Non penso che in questa situazione avrebbero detto cose simili. Ciao! Oh mio Dio! Oh mio Dio! Sono contento. Questa è una cosa che mi fa felice. Ne prendo due, grazie. A parte che non costano un cazzo. Aspetta, una scusa, eh. Ok, è vero che abbiamo pochi soldini, che... ho speso un sacco per nulla. Allora, questo se ancora non l'ho, non ce l'ho, me ne prendo alcuni, perché l'ago dorato è contro la pietrificazione, se non ricordo male. La gran pozione ne ho a bizzeffe. Il bacio di Pulzella, guarda che bello. Hai solo consumabili, non hai armi? Magari un bel fucile d'assalto per Noctis. No, va bene. A parte che è un fal questo qua, cioè sembra un... un misto tra una cappa e un file. Oddio, gli arditi della prima guerra mondiale, guardalo. Ciao signora, diventi tu la quarta. Quante tette poi. Bella trovata per un principe in fuga col suo seguito. Non, beh, non reagisco, è quello che fai sempre, quindi... vediamo cosa dice Ignis, va, magari è un po' più intelligente. Oh, come on! Grazie! Recruits. Pronto, gli ha detto grazie! Veramente. Pronto, Ignis, hanno ottenuto 1500 ESP. Noi zero, perché... come al solito. Let's get this show on the road. Ma meglio così, guarda. Forgot about your training? Well, I'm being paid to escort you. Puoi spegnere la torcia, Noctis, che la stai puntando nelle pupille, cioè. Oh, bene, bene. Eccola qua, il nostro... la nostra quarta figura. Potrete contare su di lei in combattimento, ma la sua priorità è la missione in corso. Quindi nel frattempo non potrete usare la regaglia, cavalcare sui Chocobo o perdere tempo con la pesca. No! Finalmente, grazie, avevo bisogno di te, Aranea. I trust you'll be civil. Commodore Aranea Highwind, I leave them to you. Sì, vabbè, quanta enfasi. Does it for the downpour. Era ora. Search until sundown. Oddio, ma sì, ma fai senso, dai. You're gonna get inside, you're gonna have to wait. Ma non ce l'hai in automatico che tipo sta su e quando combatti scende, huh? Tipo le mascherine. Sembra un po' Orion, ecco, mi ricordi Orion dei Cavalieri dello Zodiaco e i Cavalieri di Asgard. Però lui la mascherina appunto gli si metteva quando cominciava a combattere. Any idea, Ignis? Tu vai in giro con quella grata lì in testa, comunque. Why not head inside and look più fico del party, vabbè. E sì, ragazzi, improvvisamente siamo alleati, siamo comunque... stiamo cospirando alle spalle dell'impero. As good as an invite. Then let's take it. Let's do it. Aren't we eager? Guarda che c'ha anche le codine alla Alien. Those guys your friends or something? You appeared to be on good terms. Who? Biggs and Wedge? Ah, man. Biggs and Wedge ci sono. Yet a ways still. Ancora qui. Finally. I thought it never. Stai zitto, pronto però. Dici una cosa bella e 56 di merda. Maybe the owners. Nothing of note here. Just a load of nothing. Non c'è neanche un oggettino. Ascolta, ma intanto che siamo qui, posso Guarda che le do fastidio con la luce, c'ha ragione, cioè fastidiosissimo, sei Noctis. Ce l'ho! Ma non posso! C'ho un dominio aereo, che è quello che ci ha fatto anche noi nei denti, ha tre accessori addirittura e la corazza del dragone. Me la regali poi la corazza, che la metto pronto, tanto a lui entra sicuro. Va bene, non abbiamo ben chiara la situazione, però approfittiamone. Volevo l'oggetto io però. Niente, un oggetto che è andato perso.
per sempre. Sarà stata l'ultima weapon di Noctis. Non l'avremo mai. Maybe this way? Metallo splendente. Cos'è? Una città nanica? Sto saltando. Cazzo! Siete? Siete carini, simpatici che cadono anche con grande rapidità. Però Noctis è di meno. Però ragazzi, io devo essere sincero, dopo migliaia di storie vissute tra film, anime, racconti, libri, videogiochi, qualsiasi cosa, a me può star bene questo discorso. Siamo nemici, dobbiamo allearci per uno scopo bellissimo. That is pretty neat. Per uno scopo comune o comunque per quello. Wait, what? Does this mean we're underwater? No, lascio parlare un attimo perché sto leggendo. The hell is this place? Ma io devo pescare qua, c'è della roba stranissima. It does seem harder to breathe. Ma perché vai via così, Aranya? Stai dritta, dai, non c'è bisogno. Probably not his thing. No, no, you can never tell. E comunque, vi dicevo, dopo migliaia appunto di racconti, personaggi, visti, vissuti, di diversi... Oddio, no, i budini no. Le più disparate forme di intrattenimento, una cosa del genere mi interessa, mi intriga, non lo nego, anche se è qualcosa di appunto già visto miliardi di volte. Però un minimo di introduzione, un minimo di momento in cui ti puoi immedesimare nella situazione, cioè, penso che sia d'obbligo, insomma. Paranea è già la mia preferita del party, quindi capite voi quanto spessore possono avere i personaggi finora. What is it? Have we been this way? Something overlooked? Not 100% sure. Can I just... Cosa prompt? Ma perché deve sempre avere il marchese quello lì? Meno Ignis è molto posato, molto... Demons, till death do us part. Practicing your vows. The army swore their oaths a long time ago. Anche l'impero teme questi esseri. What questi does the Empire seek here? Specimens. And we're stuck harvesting them. Hanno bisogno di cercare queste cose. Demons. Esemplari di demon. Ok. So what's all this about the army and demons? What do you think it is? Nice. I love guessing games. Turns out the Empire makes weapons out of them. Weapons? Sì, vabbè, l'avevamo già capito. I'm sure you've seen your share by now. Something not quite right with the Empire lately. It's not just lately. True. Maybe it's time I left. Really? What would you do if you left the army? Whatever I want. I was a mercenary once. Maybe I'll round up my men and hunt demons. Ecco, questa è una grandissima idea. Guarda. A heck of a plan. Sì, Monster Hunter veramente ci si fa anche un bel DLC. Con te, vabbè, Ravus no, perché sicuramente Ravus i cazzi suoi. No, basta, se guarda, mi sono rotto i coglioni. What about the Empire strikes you as not quite right? Però io vorrei godermi queste cose, non che... Then there's that charmer of a chancellor. I really can't stand that guy. Ok. Sorta di rivalità e malcontento, però io dovrei scendere da quel che... Hostiles on your right! Thanks. Non mi fai entrare. Pronto. Cosa fa questo qui? Niente, no, devo uccidere. Che bombale. Is it safe? Not everything's gonna... Whoa.
Che inculata. Questa è la classica inculata da Dark Souls. Vedi l'oggettino? Che bello, lo voglio. Boh, morto. In questo caso però dovevamo venirci magari. Non credo però. Per rifare tutto il giro. Mega Fenicia, prendo volentieri. Ah, sei caduta solo tu? Gli altri due no? Ci appartiamo? Tanto, no, che se... sarà frigido, sarà come minimo. Tutte e tre le fonti magiche da assimilare. E se non è un'arena questa, non so cos'altro lo possa essere, signori. Secondo me qui c'è una bella boss fight. Anzi, vedo addirittura qualcosa lassù. Che cazzo è? È un pennuto squamoso, non lo so. Forse vale la pena potenziare quei signori qua? Beh, Grand Elisir. Mega Elisir. Ma sì. Yes, tutti a tuono, poi ci craftiamo. Mi sono fatto un po' di roba del fulmine, però mi... Insomma, è sott'acqua in teoria. Facciamo qualcosa focoso. Facciamo qualcosa di focoso. Una bella focora incredibile. Ci aggiungiamo un po' di questo per darle più brio. Anzi, ce l'aggiungiamo tutta. E poi ci mettiamo... queste setole? No, artiglio smilodonte. Non serve a un cazzo. Raffica doppia, raffica quadrupla, solo che se becco i miei siamo finiti. Instabilità. Questa me ne dà una in più, ma sì, mettiamoci il sensore laser, la facciamo tranquilla. E se faccio così? Per Focoga! Sopra... il 200 diventa Focoga. Se andassi più su, madonna, con tutti questi sensori farebbe impressione. Però no, non voglio esagerare. Focora per 5, va bene, li attiro magari subito. Oh, spacious. They're so gonna be a big nasty here. Bigger they are, scontato, guarda com'è il nulla. Pronto, è un draghetto. Una viverna, un grifone, è un essere. È Monster Hunter comunque, ragazzi. Stiamo giocando veramente a Monster Hunter, non Final Fantasy. È un Quest Call! Ho dato fuoco ai miei. Ho dato fuoco ai miei. Ho dato fuoco ai miei. Ci sta demolendo. Ci sta demolendo, ragazzi. Allora aspetta, pronto, fai qualcosa che magari... Madonna, ma quanto è forte. Gran pozione. Dai, non posso neanche dire di usarla loro quando sono in proiezione. Ma che pizza. Sto facendo male. Ha preso fuoco però, perché è tutta rovinata. Però devo andarmene da qua. Non vedo un cazzo. Non capisco niente. Vai via. Toh. Mamma mia la focoga. Che male che gli fa. Che bella esplosione. Bravo. Ti sarebbe piaciuto? Sei già morto però. No. Aspettiamo un attimo. Col parapiglia. Panoplia, parapiglia, scatta il gioco della bottiglia, fra poco. Facciamo di questo. Non capisce niente, ragazzi. La telecamera è orribile in quel gioco qua. La telecamera è veramente orribile. Abbiamo ucciso questa col, ma no. Era la summon del lotto.
Era ramo dell'otto questa col praticamente. We're alive. Let's celebrate by eating something dead. Not too shabby. Stava a ripetere le solite cose. Il blocco di Mithril. Oh, l'abbiamo recuperato. Possiamo andare. Say, Commodore. Aranea. You said the Empire uses demons to make weapons? Listen, you've seen Magitek troopers, right? MTs. They're born from demons in a lab. Born from demons? Okay, va bene. Darkness is coming. If I were you, I'd watch my princely ass. A kingly ass. Will do. Assolutamente sì. Congrats. That concludes your training. Congrats. You've still got a hard path ahead. But don't let anyone tell you how to walk it. You may have been hired under false pretenses, but your assistance was invaluable, all the same. Tell me something I don't know. You can spare the pleasantries. Non Take si toglie care la visione. Your path, Aranea. Oh, right. Thanks. I will. And I'll train you some more if our paths cross again. Okay. Oh, and before I forget, His Excellency instructed me to give you boys a ride back. If you need a lift, feel free to hop on. Well, glad that's over with. Noct, I have just received word from Cindy. And we're to return to Lestalum. Oh, her friend works nuove. As an engineer at the power plant. She'll take care of the Mithril. Ah, no, okay. Uh-huh, and that'll take care of our boat problem. Once you're rested and ready, I suggest we hasten back to Lestalum. Va bene, torneremo a Lestalum. Io vorrei andare con la team. Hai delle armi tu? O sei quello del negozio di prima? No, c'ha le armi lui. Spada glaciale, potenza 103. Ma io la spada generatrice vorrei potenziarla. Non voglio comprare. Ecco, questo invece che Focoga, dissetrice, lancia. Ma la lancia sanguisuga. No, allora ste robe non le voglio. Ribelle per il mio amico promptino. Andrebbe bene anche per me, però. Fa 167 a discapito di 96. Ribelle me la compro. Scudo tonante, piacerebbe al mio amico Gladio che lo scudo che ha lui, però non lo posso vedere perché non è in team. Piercing angelico, le bande di carbonio ce l'ho già, cavaliere da gladiatore, più 60 di forza. No, non è forza di attacco, forza è il muscolo. Beh, ciao, tienitele tu. Ciao, ciao. Grazie, comunque. Do la robetta subito a promptino, va. Carabina di Mithril. Ci abbiamo tutto di Mithril nella nostra vita. Sì, beh, cacchio. Attacchi di più. Cioè, meno... Abbassa un casino la... Cos'è? Perforazione? Arma da fuoco con canne puro Mithril che incrementa la potenza magica. Arma da fuoco che sprigiona il suo potenziale dopo aver subito danni, permettendo di infliggere colpi critici quando... ma lui c'è quasi sempre sul critico. Perforazione. Dove è andata quella là? Ci porti a casa, dai. Portaci via da qui. È venuto anche il sole, però... Mi bagno tutte le scarpe, mi bagno tutto. Si inzuppano gli anfibi. Vabbè, praticamente siamo amici adesso. You're headed to Lestalum, right? I'll take you there, but no further. Got it. So, ready to ship out? Madonna, sta roba a me ormai mi ha rotto i coglioni, ma tanto, eh. Ma tanto. Let's fly. Hold on tight, boys. Look at that! Ce l'ha personalizzato lei. Una nave rossa, quartetto incompleto, trofeo guadagnato. Figa, durano un bel po' i capitoli. Ho detto, beh, vabbè, siamo forse neanche a metà, ne abbiamo ancora da fare. Vanno avanti da soli i capitoli. Ai. Vabbè, dai, andiamo avanti, cazzo. Anche qua, va bene, dobbiamo prendere sto Mithril per far sto yacht di merda che sembra che per fare 14 km
In acqua non ci sia un traghetto, non ci sia nulla. Capitolo 8. Oltremare. Dopo essersi impossessati del Mitril, grazie all'aiuto del capitano imperiale Aranea, i tre amici ricevono istruzioni da Cindy di portare il minerale all'Estallum, dove la sua amica Holly potrà lavorarlo per creare i pezzi di ricambio necessari allo yacht. Cioè. Che palle, cioè dopo mi ripeto e quant'altro, quello che volete, però dai, cazzo, ma stiamo facendo i facchini. Stiamo facendo il simulatore di spedizione da Bartolini o da DHL, quelle robe lì. Andiamo in giro con la macchina, dobbiamo recuperare la macchina, dobbiamo potenziare la macchina, poi dobbiamo andare a pescare, poi dobbiamo andare a dar ma da mangiare a un gatto. Quando è morto nostro padre, quando il nostro regno è crollato, quando la nostra amorosa futura sposa non si sa dove cazzo sia, cosa cazzo stia facendo, se fa i bocchini sul lungomare o quant'altro. Questa qui ci aveva giurato battaglia, andiamo, ah sì, vi ho testati, adesso siamo amici per la pelle, praticamente il personaggio più bello che c'è. Boh, io non so, quell'altro là che, scusami, siamo nel pieno della missione, però. Devo andare a farmi una sega. Ok, ciao Gladio, ci vediamo. Ciao, grazie. Boh, per me non sta proprio in piedi finora questa storia, ma Rise and shine, niente, Prince Charming, we're niente, here. niente. Ci ha caricato anche la macchina, grande. Che Sounds like a allegri. spot of troubles popped up at the power plant. Wish I could help, but I'm powerless to do anything I'm not ordered to. I'll leave the keeping of the peace to you. Of course. We got this. Good luck, boys. Perché l'addestramento invece te l'avevano ordinato? Te l'avrà ordinato alcune ore più tardi. E vacca puttana troia, che modo di raccontare di merda! Che non c'è nulla da raccontare, ma poi c'è un modo di farlo che è veramente. Loving that outfit, Nox. Why don't you wear one? Well, that's the only one. And if anyone stands a fighting chance in there, it's you. Vado da solo. Forget Guarda la about tipa che si fashion guarda, and non ci go. accompagna, niente, vado così. Non ci affiancano nessuno, così. Adesso ho deciso che devi andare da solo, in solitario. Ok. Signori, ci salutiamo qui. Stiamo vedendo per quanto riguarda la campagna principale. Stiamo vivendo. Ci stanno raccontando vagonate di sterco equino. Punto. Punto. Poi dopo, se arriverà un bel momento, io con la stessa libertà con la quale mi prendo l'incarico di accompagnarvi in questo viaggio e di dirvi quello che penso, lo farò. Al momento zero, ma zero zero zero, cioè una roba incredibile. Signori, io vi saluto, vi ringrazio e vi rimando al prossimo video.